Il momento è il più difficile perché quando pensi che hai superato il momento complicato di 2 anni, invece ti arriva una doccia fredda istituzionale come questa. Ma noi siamo abituati a lottare, adesso è il momento in cui si vedono le persone, le forze sociali, le forze economiche, le forze politiche. Noi siamo molto determinati, molto amareggiati perché è una decisione che non ci aspettavamo, che non condividiamo, c'è possibilità di far ricorso, ci sono 3 mesi di grande lavoro, di battaglia. Però per ora non cambia nulla in città, anzi si lavorerà ancora di più, ancora più uniti, ancora più determinati, ancora nel miglioramento. Ci saranno delle progressivi passaggi che faranno comprendere a tutti come Napoli è ancora di più in ripresa e poi cercheremo di farcela, convincere governo e Parlamento a non dimenticarsi di Napoli e la Corte dei Conti a rivedere questa decisione tecnica, che è una decisione non condivisibile che va riformulata. Dobbiamo seguire due binari: uno è il binario giuridico, tecnico, amministrativo e di contabilità pubblica, che è il ricorso alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che faremo non appena vengono depositate ovviamente le motivazioni. E poi c'è un percorso politico, perché noi 1 anno e mezzo fa chiedemmo con grande forza, col Consiglio Comunale a Montecitorio, con tanti rappresentanti della città, chiedemmo al Governo e Parlamento di fare un provvedimento con cui si gestiva in modo separato il debito pregresso e si consentisse alla città di vivere, visto che erano responsabilità, colpe e momenti storici che non ci appartenivano. Ci fu detto che non era possibile e noi ne abbiamo preso atto con amarezza. Oggi c'è un po' di rabbia perché quello che non ci hanno fatto, non hanno consentito che noi potessimo avere, è stato fatto per la città di Roma, anzi anche in modo più forte. Quindi oggi l'appello forte che noi abbiamo lanciato dalla città, con un riscontro forte di tutti, è che governo e Parlamento consentano a questa città di andare avanti indipendentemente dalla decisione della Corte dei Conti. Quindi si potrebbe anche risolvere tutto nel giro di poche settimane se c'è la volontà politica, però questa appartiene a un'altra partita nella quale noi cercheremo di portare le nostre ragioni, ma oggi è il momento che ci sia un'assunzione di responsabilità collettiva, che parliamo di Napoli, non è parliamo insomma di qualcosa di poco importante per il paese. Questo l'ho rappresentato al Quirinale, l'ho rappresentato a tutti già stamattina, ma anche le volte scorse. Insomma, la partita Napoli deve riguardare tutti noi. Io mi muovo su tutti i tavoli, ovviamente, cercherò di sensibilizzare il Presidente, le forze politiche, le forze sociali, tutti quanti, sentiremo tutti quelli che è necessario, perché su questa, ripeto, Napoli non è patrimonio di un sindaco, di una parte politica o di qualcuno. Napoli fa parte dell'Italia, è la terza città d'Italia, la capitale del Mezzogiorno. Vedo troppa disattenzione per questa città. Io non so se ci si rende conto di che significa ipotizzare solo astrattamente il dissesto della città di Napoli. Significa che tutti i posti di lavoro che abbiamo salvato ritornano tutti in discussione, che la gente va in mezzo a una strada, e questo è un qualcosa di inaccettabile. E quindi su questo noi faremo una grande partita, perché difenderemo i nostri concittadini, difenderemo la città, difenderemo i nostri lavoratori e soprattutto difenderemo la Napoli che è in risalita, una Napoli in cui si investe, in cui nelle gare vengono gli imprenditori a partecipare, stiamo pagando i fornitori, ci sono i turisti, si aprono i cantieri, abbiamo investimenti. Beh, perciò questa è una decisione che ci ha sorpreso. Perché un terremoto economico, finanziario, istituzionale, una doccia fredda proprio nel momento in cui si stava andando e si sta andando molto bene. Quindi questo è qualcosa che ci ha sorpreso, ci ha disorientato, ci ha fatto un attimo sbandare ieri sera sul piano esistenziale, psicologico e fisico. Perché voglio dire, qua è tutto complicatissimo, voi non avete forse nemmeno lontanamente l'idea, se non per quello che percepite ovviamente incontrandoci e raccontando la città. Quindi abbiamo dovuto far passare la nottata, come diceva qualcuno, e rimetterci in discussione e a lavorare tantissimo, avere il medesimo entusiasmo, proprio perché amiamo profondamente questa città. Vorremmo trasmettere questo momento di preoccupazione, di sofferenza e di vivacità e di energia a tutti quelli che amano la nostra città. Insomma, Napoli ha tante forze che possono aiutare la città, a cominciare dal Presidente della Repubblica a finire a tanti altri. L'auspicio è che ci sia una maggiore sensibilità. Quindi su questo lavoreremo, a cominciare da questo appello che sto facendo, perché il momento è sicuramente il momento delle grandi svolte e delle prese di posizioni chiare. Il governo, insomma,
apra un tavolo su questa questione di Napoli, cioè, credo che questo è il tema immediato da affrontare, cioè, che cosa vuole fare il governo per la città di Napoli in concreto. Insomma, su Roma c'è stato un decisionismo immediato, su Napoli non c'è stata questa attenzione, sinora abbiamo ragione di ritenere, fiducia più che ragioni, fiducia perché questo possa accadere, ma questo dipende dalla grande capacità che avremo tutti quanti come città di mobilitare il governo in questa direzione. Lo farei, io da parte mia lo farò senz'altro con grande determinazione, ho cercato anche il presidente Letta stamattina, non sono riuscito a parlargli perché era impegnato, ho lasciato un messaggio dicendo che il sindaco di Napoli avrebbe voglia di parlare con lui con una certa urgenza, quindi faremo tutto quello che si deve fare, abbiamo fatto parecchie telefonate, lavoreremo, io come ho detto in conferenza stampa i prossimi 3 mesi cambierò molto l'agenda, farò meno incontri con i miei concittadini e farò più incontri a Roma per far capire di che stiamo parlando, cioè che qua c'è una città che si sta mettendo in discussione, quindi il momento è delicato. Io ho letto un po' le carte e le osservazioni fatte da Corte dei Conti e Corte dei Conti ovviamente parte da criticità vecchie e antiche senza trovare quel punto di discontinuità che invece c'è stato a partire dal 2012, perché già dal 2011 c'è stata l'operazione di bilancio di trasparenza, l'operazione verità che abbiamo chiamato così semplicisticamente, attraverso la quale poi abbiamo invocato una norma straordinaria, no? Da lì poi abbiamo iniziato un percorso già nel 2012, un percorso di correzione, ovviamente una correzione che ha iniziato la sua fase poi attuativa importante nel 2013. Quello che non è emerso è questa attività probabilmente nelle carte di Corte dei Conti. Noi rispettiamo il dispositivo perché ovviamente deve essere così, ma credo che abbiamo tutte le carte e i numeri perché abbiamo finalmente abbiamo un anno chiuso che è il 2013 come primo anno del piano di riequilibrio a cui emergono che noi siamo in linea con il piano, cioè nel senso il 2013 che è un anno già chiuso è esattamente il primo anno del piano pluriennale, quindi lo step intermedio che è prevista che prevede la norma, quello del controllo da parte di Corte dei Conti con questa funzione di controllo dinamico, cioè di verificare se perché chiaramente parliamo di un programma decennale, quindi bisogna andarlo a monitorare e correggerlo via via che si va diciamo a sviluppare. Il primo anno è in linea con il piano pluriennale, quindi abbiamo corretto lo squilibrio di parte corrente, il piano di dismissioni che abbiamo previsto è stato fatto, tutta una serie di operazioni sono state rispettate, quindi abbiamo qualche perplessità che probabilmente a Corte dei Conti non si arriva il messaggio di quello che è stato fatto effettivamente nell'anno primo di riequilibrio, quindi cercheremo di rappresentarlo in maniera adeguata, probabilmente è stata anche forse anche colpa nostra, non siamo riusciti a presentare documentazione sufficiente o chiara tale da far capire che il 2013 l'anno di riequilibrio è stato rispettato, quindi il piano di riequilibrio è il bilancio 2013 è nel piano di riequilibrio. Su alcuni punti ci siamo soffermati di più perché sono quelli gli aspetti più importanti che poi vanno a caratterizzare il piano di riequilibrio, mi riferisco per esempio all'equilibrio di parte corrente, mi riferisco al piano di dismissioni, la gestione delle partecipate, sono 3 pilastri del piano di riequilibrio, è chiaro che si va a ragionare su questi elementi. Quali sono i chiarimenti che vi hanno chiesto? Ma ci hanno chiesto chiarimenti su cosa si sta facendo per esempio sulle partecipate per ridurre ovviamente le perdite che hanno registrato le partecipate, ovviamente se partiamo da un dato vecchio di 5-6 anni non lo possiamo raffrontare a quello che stiamo facendo adesso, quindi non si può pensare di portare e traslare quel valore sul piano di riequilibrio. È chiaro che il programma di efficientamento attraverso l'organizzazione delle partecipate sotto una holding, le fusioni e le incorporazioni che stiamo mettendo in campo e che vedono sicuramente soppressi 9 organismi partecipati, francamente tutto questo mi sembra di non aver visto nelle considerazioni di Corte dei Conti, probabilmente sono informazioni che sono sfuggite e probabilmente non siamo stati in grado di produrre in maniera esaustiva a Corte dei Conti, è questo aspetto che probabilmente non è stato preso in considerazione. Quindi, e poi sul piano di dismissione ovviamente, poiché il piano di dismissione deve necessariamente accompagnare un riequilibrio così strutturale che noi abbiamo messo in campo, è chiaro che il piano di dismissione parte dal 2013, prendere in considerazione gli ultimi 8 anni del programma di dismissione del Comune non è un esame corretto, perché non era previsto un piano di dismissioni perché non si doveva fare nessun piano di dismissioni legato a un obiettivo. L'obiettivo oggi, perché lo prevede la norma, è che il piano di dismissione vada a
a coprire e a compensare quel disavanzo che noi abbiamo, noi come amministrazione, fatto palesare nel rendiconto 2011. Quindi è chiaro che non si può prendere un vecchio e stagionato dato di ma voi avete fatto un piano di dismissione così lento, come si fa a immaginare adesso di produrre nei prossimi 10 anni un piano di dismissione così importante? La risposta sta nel fatto che oggi c'è un piano di risanamento, e quindi il piano di dismissione che deve accompagnare, ed è uno dei 3 pilastri fondamentali del piano di riequilibrio, deve necessariamente essere attivato. Sapevamo, così come poi è accaduto, che il primo anno di start-up della nostra partecipata Napoli Servizi, a cui è affidato quest'onere della dismissione, sapevamo che era uno start-up, lo pagavamo, e abbiamo prudenzialmente, concretamente, poi così è stato, ridotto il piano di dismissione nel primo anno di avvio dell'attività di Napoli Servizi, tant'è che abbiamo rispettato il valore che poi è in bilancio e che poi nel piano di pluriennale. Lei è fiducioso nel ricorso? Ma sì, io sono fiducioso perché gli elementi ci sono tutti, c'è poca filosofia. Secondo me, quando si interviene su elementi tecnici in cui c'è una programmazione economico-finanziaria, e da qui emerge, e dai documenti ufficiali emerge, che questa attività ha già dato i primi risultati. Io mi riferisco sempre al bilancio 2013, il rendiconto 2013 è in equilibrio da solo, è strutturalmente corretto, ha una programmazione che contempla quello che era previsto nel piano di riequilibrio. Abbiamo un disavanzo che si è già ridotto nel 2012 e continua a ridursi nel 2010. Siamo partiti da un disavanzo di 850 milioni, già scendiamo sotto i 700 milioni. E siamo al primo anno, cioè abbiamo assorbito quasi 200 milioni, e qui non c'entrano nulla le anticipazioni. Cioè stiamo parlando di economicità, non di finanza, cioè stiamo parlando di risorse che ha generato l'ente attraverso l'efficientamento, o con la riduzione di spese o con l'aumento di entrata, o entrambe le due operazioni. Quindi questa operazione, se già nel primo anno abbiamo oltre 150, quasi 200 milioni di riduzione di disavanzo, questa la dice lunga che abbiamo colto nel giusto, il piano regge. Continuiamo a rasserenare la cittadinanza, andando a supportare i servizi che la cittadinanza ci chiede, quindi quello che dovevamo fare, anzi velocizzeremo, ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, quindi nessuna ripercussione, nessuna ricaduta sulla cittadinanza, sulla collettività. Noi andiamo avanti nel nostro consapevole che il piano regge, che la strada che abbiamo imboccato è quella corretta.